Aspetta, ma com'è che si atterra sul sottomarino? Ora. Ma che manca il motore, oddio! Come Dio ucciso, che cazzo ha fatto? Maledetti di ecco di chi è la colpa, mi ha fatto esplodere lui il motore! Ma scusate, io ero disabilitato anche sulla uno e due, c'è il fuoco amico disabilitato. Dai, venite dentro al Cosocca, che dopo... Al Cosocca! Ma dove leggi il Cosocca? Scusi, lei non è un uomo arguto, mi dispiace, non tanto quanto mio collega. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di GTA 5 Online insieme a tutta la crew, cioè il team, chiamatelo come volete, gruppo di amici, gruppo di persone da uccidere su GTA, insomma chiamatelo come volete. E Ema è bellissimo perché dice: oh ragazzi tutti zitti, e poi quando inizio a fare la intro mi parla sotto. No, io veramente fantastico. Sì, l'ho sentito, il mio orecchio sopraffino assoluto l'ha sentito. Comunque andiamo avanti con le missioni preliminari del Caio Parico DLC. Adesso siamo nella appunto nella stiva del sottomarino di Ema e lo stai guidando verso Fort Zancudo. Esatto. Cioè, quindi io devo stare qua, non c'è, sì. Non ci si può picchiare durante l'attesa. No, adesso... Senti, se lo senti il controller che vorrebbe... No, probabilmente l'RTX taglia. Comunque, in mia compagnia c'è Luca. Ciao a tutti. Che si è cambiato i pantaloni dopo 3 episodi, bravo. Poi c'è Giuseppe. Ciao a tutti. E Ema. Ciao a tutti. Che mi fa vedere un filmatino del sommergibile qua che... Che gira, che meno avanti. Blu Pufo. Soprannominato El Pepe, giusto? Oh, ma che è sta musichetta da copyright? Ascoltate un attimo, Non puoi toglierla, scusami, l'impostazione un minuto. Non so, è partita una fisarmonicata che neanche no, Luca... È la tromba. È la tromba di immersione. Ah, io ho sentito la fisarmonica, allora sono proprio sordo, altro che orecchio assoluto sopraffino, vabbè, comunque... Ma usciamo, ragazzi, decidete, uno va... Boh, vabbè, io seguo il Bepi, sembra quello più affidabile. Perché... Io prendevo l'elicottero, comunque fate come volete. Ah, lui è figo, insomma. Vabbè, dai, esci e ci carichi tutti. Aspetta. Tutti non ci stanno, ci sta solo uno. Che due palle e giù di nuotata. No, non darmi un passaggio, Vieni qua. Vieni qua. Non finire in acqua, aspetta. Grazie. No, vieni qua. Non riesce a salire. Ma che Andy? Ha preso un po' la emite. Scusa. Dai, ma non darmi le pacche. Vabbè, mi hai dato i piedini in bocca. Io adesso vorrei dire, cioè, ok. Giuliano, chiami la cula. No. Mi sembra un mezzo da sabbia proprio questo, comunque io vorrei dire che complimenti al pilota. Grazie. La cula com'è che si chiamava, ragazzi? Ormai... Ah, cula? No. Tu veicoli. Com'è che... In interazione veicoli. Voglio la webcam per mandare a fanculo che ma ragazzi. com'è che si chiama? Meno interazione, veicoli e a cula. Ok, e quelli che guardano il video che sono esperti di GTA, manco la cula so chiamare qua. Sì, avete ragione. Che ebete che sono. Ce lo dice. vuoi venire con noi? Ma entriamo così pisellino duro? Senza futuro. Ma? Ah? No, basta. Adesso atterri. Devo atterrare dove? Dentro? No, là. Sul punto giallo? Parcheggio. No, è il parcheggio. Ok, il parcheggio. Ma non questo parcheggio. Quale? Qua dove sono io. Ma qua c'è il punto giallo. Beh, mi metto. Ma lei è un professionista. Io le atterro sopra adesso. Non è neanche qua che le dobbiamo atterrare, però andiamo. Beh, detto te. Mettilo nelle strisce, ma dai, parcheggialo bene. Aspetta, ok, sono dentro Forza Ancudo, giusto? Sì, se non sbaglio qua c'è da sparare parecchio. Madonna, se non è la mia sparare. Specialità. No, ma è stealth? Si può fare? Non si può, perché se tu ben noti, tutti guardano tutti. È impossibile fare uno stealth qua. Appena ok, spari, vai! Andiamo? Dagene! Dagene!
E io che sparo a caso sono a caso sono fantastico, ragazzi. Ma no, non ce n'è uno che sia un. Ma scusate, dov'è questo? Ma io vado di sopra. No, non c'è niente di sopra. Non c'è il pepe. Tanto ne ho già ammazzati 4, non c'è niente, siamo per 18 ce ne sono. Sì, vabbè, ma non è... Ma che cavolo di aereo è sto qua? Quello nuovo del DLC. Io scommetto che Luca avrà detto, oh, ma si può comprare? No. Si può comprare. No, neanche visto. Si può comprare sto schifo? Sì, ma fa proprio schifo come hai detto a te. Ah, ecco, ce n'è uno qua. Cerca il portatile, dai, Emma, è la tua specialità a rubare. Non è vero, uno, due. No, 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 non andare di sopra, che non c'è niente. No, scherzo, è veramente di sopra. Io ti ammazzo, guarda, io... simpatico fare i video con dentro te. Dentro qua. Sì, in dormitorio. Dentro qua, no? Dentro qua, no? Sei di là. Sì, che oh, che bello aereo. Ima, è per te questo. Innanzitutto l'altezza è quella giusta. Qua non c'è. Ah, l'ho trovato. Dove? Ma dai, ma come c'è, praticamente è nel nulla. È dentro una cassettina. Cioè non c'è. Non c'è, c'è. Ma lo vedi te? Hai scritto anche te, fai così in officina, no? Sì, anch'io. Guarda, adesso per montare i video mi metto a battere le mani sulla sulla scrivania. Oh my god. Si possono prendere gli altri. Dai, prendilo te questo, Ema. Va bene, faccio contento. Questo qua è piccolino, prendi te. Si può prendere? Non si può. Non si può? Neanche questo? No. No. Ma che due. Questo è per forza. Uno, due, tre. E sono di più gli scalini, non sono tre comunque. Comunque non riesco. Cioè. Ah, perché hanno due posti, allora niente, andate voi, te Beppi e fine. No. Vado io e Beppi, no. Dai. Io e Beppi sono per stoffare qua. Mentre. È un gigante sto roba. RT per uscire dall'hangar, praticamente mi ha tirato la visuale che la scheda video ha fatto così. E, e dopo è partito. Luca, aspetta che andiamo via insieme. Allora, l'Alconost non apparirà sul radar sulle mappe dei nemici finché volerà ad alta quota. Vai su, Beppi! Verso l'infinito, ma vai in stallo così. Se non va di stallo. Se invece c'è qualche vacca in giro, vai in stalla. Me lo compro anch'io quell'aereo comunque. È un acquisto della... È un'utilità. Ma ha quattro motori dei jet, no? Mm-hmm, e va pieno. Va veloce come 4 jet? No. E allora non serve un ca. I ragionamenti di Giuliano. Aiuta a consegnare l'Alconost all'hangar di Miguel. Questo qua è uno che fa una canzone, un tormentone reggaeton di quest'estate. Comunque ho visto, mi pare di aver visto nei commenti, non so se hai visto Beppi, che praticamente ci hanno chiesto, oh, ma continuerai a imitare Zaya nei video? E a doppiarlo e così via. E posso dire qualcosa che farà incazzare qualcuno? Praticamente anche Croft è stato denunciato. Sì. Da Zaya. Sì. Ecco. Mi ha una denuncia da Zaya. Adesso, cioè, sinceramente, ne ho già abbastanza di problemi. No, pare, giusto? Pare, non confermiamo la cosa, dopo arrivano sotto. No, ci mancherebbe. Però ragazzi, insomma, è un gioco bello finché corto. E poi dopo non vorrei che qualcuno si offendesse veramente. Boh, cioè io mi diverto a farlo, è la mia comicità, è il mio divertimento. Ma se ci scapperà sicuramente qualche battuta, ovvio, però, insomma, questo è. Perché poi magari YouTube non lo riconosce come uno scherzo e... Beh, adesso vedi che mamma mia ragazzi, questo Beppi che si fa proprio i passaggi stretti. Comunque mai largo l'aereo. Nelle impostazioni di YouTube c'è scritto non offendere Zaya proprio adesso. Luca, dammi una mano. Ehi! Dammi sì. Ma perché non sciopa l'elichino dietro? Vado via un altro missione. Dai, voglio che sciopa l'elichino.
Mamma mia. Sì, gira Beppi. Boh, dai, facciamo un'altra missione. Ci vediamo con l'altra missione, ragazzi. Luca, sì, ti carico io sopra qua. Ti prego, ti Luca. Ti prego, qua. Luca, vieni a aiutarmi, non ti faccio niente. Ti prego, Luca. Dai. Vejo, Luca, dai. Guarda che ti tiro giù io se non vieni giù. Bravo coglione. No, scherzo. Scherzo! Scherzo! Ma scherzo, chi è quell'altro con l'elicottero? Mi sembra più bello quello dei Beppi. Beppi, dai. Io il più bello di tutti. Ma dai, buzzurro anche tu. Aiuto. Buzzurro. Aspetta che fermo il filo. Là. Ma che cazzo sta facendo? Aspetta un attimo che voglio buttarmi col paracadute sopra di lui. Aspetta che mi avvicino. Mi avvicinavo. Va piano. Ma te è troppo veloce! Ma no! Detto che mi dovevo Vieni a ricaricare. Guarda, vieni a prendermi. Mi conviene rimanere lì. Che due coglioni. Mi suicido! Altra preparazione, Vaiema, via tutto. Vedo che non sei operativo. Il Luca ci ha lasciato, ragazzi. Abbiamo perso un uomo. Però con le braghe schifose. Cioè, non gliel'ho detto questa volta. Però, ragazzi, le braghe facevano cagare veramente anche stavolta. Però sempre meglio che quelle viola, color vinaccia. Niente, dai, ma via. Sì. È uno smoking che si cambia qua, il signore Giuseppe. Elegante, elegante, elegante. Insomma, il diciamo che il silurone qua ha completato la scena. Ma a parte questo, ci stiamo dirigendo a Pinewood Hills. Siamo immersi, esatto, letteralmente, con questa fisarmonica. E per me è una fisarmonica, insomma. Vabbè, ragazzi, e cosa dobbiamo fare a Pinewood Hills, caro Ema? Andare a completare la seconda parte. Sì? Andare a completare la seconda parte della missione dell'aereo dell'episodio di prima. E dimmi come si chiama questo sommergibile? Casacca. Non lo so pronunciare. Non so che lei che sta Ma dove leggi Lea? Scusa, c'è scritto Kosotka. E no, tu leggi Casacca. Cioè, ma io adesso vorrei dire. Perché troia. Lo pronunci meglio così. Cioè, pronunci meglio, più veloce. Sì, vabbè. Non vai, Beppi. questa qua vuol dire. Sai come si chiama questo attracco? Sì. Lo scoglionato. rubiamo una macchina. Prendiamolo presto, sennò tutti e tre. No, facciamo allo stile di GTA. Facciamo alla Beppi. Per oggi sarò il vostro chauffeur. Shopper? Sì, vi spanno tutti i soldi. Ok. È una più di merda, non potevi rubarle, ok? Che il gioco si chiama Gran Rubatori di Auto 5, però io adesso vorrei dire Gran Rubatori, non stupidi. Para. Wow. Ema, guarda in cabina. Buttagli i proiettili in testa. Cos'è che hai, Beppi? No, niente, sto guardando. Butta il proiettile. Ho solo un proiettile. Qualcosa di... Grand Theft Beppi qua. Grand Rift. Fast and Beppi, oh. Ma cosa? Boh, siamo arrivati, cosa c'è da fare? Boh. Elimina gli stronzi, gli stronzi. Okay, ma no, non tutti i cofani. Non voglio uccidere i cofani. Porca.
Ok. Date una bella pacca alla porta. Dammi il canne mozze. Il canne mozze. Ma è lungo, ma proprio appena appena lungo sto caricamento. Vai là. Oh, finalmente. Canne mozze, via. Pulizia, fotografie, ragazzi. Come elimina ancora, ce ne sono. Sì, sì, sì. Gli stronzini, gli strozzini rimasti. Ah, ci sono anche giù? Ma dai, ma non voglio sentire la ripetizione in un interno che rimbalzano i colpi. Si usa sempre il canne mozze. Bambi, canne mozze. Do il canne mozze. Oh, ci sono due allo specchio. Chi è? Oh, compa. Ce ne sono altri. Probabilmente. Giù, 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 giù. Giù, giù, giù. Utilizziamo, uso questo lì. Canemozzi, canemozzi. No, no, io uso l'altro. Che fotografie, ragazzi, proprio Nikon D. Mm. Tu me l'hai su? A me hanno tritato un braccio, io vorrei dire. Non credo di avere più cuore. Esce da casa. Sì, infatti sei molto gelido ultimamente, sei freddo quando chiacchieriamo. Sì, infatti. Seminatrice, prepara ragazzi, la primer, seminatrice. Il rivenditore non mi ha portato i sacchetti. ovviamente. Vabbè. Più. Mettimi già il marker dove dobbiamo andare. Lo vedessi almeno. Cioè, non lo sai? L'avevi già fatto da questo tipo? Non le cose. No, mai fatto. No, cambio. Non mai fatto. Ah, buongiorno. Buongiorno. Ciao Dada, non ci credo. Buongiorno. Ma noi adesso chiamiamo lo zio. Per... Non mi hanno bucato una ruota. E te dici se ci appartela in quel posto perché non lo vuoi fare niente. Oh, ce ne siamo liberati dagli sbirri. Beppi, ma con la moto sugli scalini, ma le pare? Aspetta che... Era l'ultimo posto. Ma anche te ce la fai? Vole... Il for motion non è partito. È come quello di Nico, il for motion. Aia, elimina. Aia! Aspetta che vengo con te. Andare in basta. L'altra missione, sì. Vabbè, ma sì, ma il video è già venuto fin troppo lungo. Adesso sì, carichiamo il nostro amico Giuseppe. Aspetta, aspettami. No, no, sali, sali. Sali, sali. Dai, dai, ti prego, sali. Dai che dobbiamo andare. Dai che è tardi. Dai che dobbiamo chiudere il video. Sali, Emma. Tanto sta andando fatta la scena tutto da solo il mio personaggio. Oh. Niente ragazzi, dai, vi faccio salutare da Ema. Ciao a tutti. Vi faccio salutare anche dal Beppi. Ciao a tutti. Io spero che questo episodio di GTA 5 vi sia piaciuto, vi abbia fatto divertire. Ovviamente ragazzi usciranno man mano i prossimi episodi nel corso dei prossimi mesi. Ema mi ha messo un marker che non so dove sia diretto, però vabbè, noi ci andiamo. Sì. No, Beppi, dai, quei gestacci lì, per favore. Adesso, cosa ti ha fatto il muro, mi scusi? Comunque, a parte questo, ragazzi, qua c'è uno attacca via. Ma, detto questo, io vi auguro una buona continuazione. E, ragazzi, con quelle mani fuori, guardate che non è pericoloso. Prendete contro i rami e vi fate male. No, c'è caldo qua dentro. Bene ragazzi, vi mando un caro saluto. No, vi mando, non fatemi chiudere questo episodio. Vi mando un caro saluto e noi ci vediamo. Era Diema quella. Questo non ce la vogliamo far chiudere. Niente ragazzi, vi mando un caro saluto e noi ci vediamo nel prossimo episodio su GTA 5 Online.